di una delle eccellenze del nostro territorio, il distretto della ceramica di Faenza, e andiamo a questo proposito a visitare il museo proprio della ceramica, e ci guida in questo Giovanna Greco. Un uomo raccoglie un pugno di terra da millenni, con mani uguali alle nostre crea forme cariche di tempo. Faenza e ceramica sono un binomio riconosciuto internazionalmente. Quando si parla di Faenza si parla di ceramica, e la produzione faentina è nota fin dal Medioevo per la sua eccellenza. Non a caso Leonardo scrisse appunto delle terre azzurre che si trovavano nel comparto faentino e che diedero lustro nell'epoca rinascimentale a quelli che sono i bianchi di Faenza. L'estasi, esaltazione di lavori fragili ma dalla forza espressiva immensa, l'elogio delle mani che pensano. È una città che ha il bisogno e la necessità di creare, Faenza, nel cuore della Romagna. Lei che custodisce l'unico museo delle ceramiche al mondo, qui dove si tiene il premio Faenza, concorso internazionale della ceramica d'arte contemporanea, istituito nel 1932, premio che segna la storia culturale di Faenza, facendone un punto di riferimento. Abbiamo tanti progetti europei che ci collegano con le realtà museali europee ma anche internazionali, con la Cina, con la Corea, con il Giappone soprattutto, che sono i grossi paesi in cui la ceramica è un linguaggio noto e diffuso universalmente. Specchi intrisi di terra, acqua e fuoco, ci dice Carlotta Francesca Romana Cicci, che incontriamo in questo viaggio di colori e forme. I suoi scatti andranno nel suo primo libro fotografico. Grande tradizione quella della ceramica, che viene celebrata a Faenza anche con Argillà, festival internazionale biennale dedicato alle espressioni artistiche. Una provincia, quella ravennate, dove l'arte è di casa, un fiorire di botteghe e studi d'artista. Sono una quarantina i ceramisti in zona, inventori di tecniche e linguaggi innovativi. La più antica, la bottega d'arte Gatti, fondata nel 1928 da Riccardo Gatti, ceramista e scultore, oggi anche museo. Lavorazione a mano dell'intero ciclo produttivo della maiolica, pezzi unici, tecnica centenaria, riconosciuta in tutto il mondo. Ai decori faentini anche sperimentazione di alto design. Una bottega artigiana dal sapore rinascimentale. Sin dall'apertura Gatti si avvicina al movimento futurista, realizzando negli anni 30 pezzi per Balla, Dal Monte, Benedetta e Fabbri. Sette ceramisti lavorano in bottega, Milva Zaccarini, a casa Gatti da 30 anni. È sorpresa, tutti i giorni. Ogni qualvolta si apre il forno è comunque una sorpresa. Stiamo lavorando, abbiamo fatto opere ultimamente per artisti di arte contemporanea, italiani e stranieri. In Italia abbiamo Luigi Ontani, altri che purtroppo non ci sono più scomparsi, da Enrico Bai a Mondino. Pablo Echauer ne è un altro vivente, Giusetta Fioroni, la Carla Accardi. Ogni volta che incontro il lavoro delle mani, dice la fotografa Carlotta Francesca Romana Cicci, penso che in fondo non è mai morto quell'uomo che cuoce e plasma un pugno di terra trasformandolo in vaso per raccogliere acqua, in ciotola per servire cibo, e che poi con la stessa terra riesce a raccontare se stesso, il suo tempo, il suo mondo. Tramite le mani l'uomo riconoscerà la sua stessa essenza e sempre con le mani continuerà a consegnare la sua umanità. Umanità e bellezza, gli abitanti del Museo di Faenza, una collezione da 55.000 pezzi, 12.000 esposti. È la Iulia Bella, che è il simbolo di Faenza. Amore e psiche, un pezzo unico e molto popolare, è il robot di Shigeki Hayashi e anche la lama di Fukami, altro giapponese, e poi Picasso che è stato uno degli artefici della ricostruzione del museo grazie appunto alle donazioni, Fontana Leoncillo, per giungere agli attualissimi Paladino e Ontani.
Ceramica che diventa moderna, lo sa bene Federica Bubani, 35 anni, che avvicina la ceramica al design. È importante studiare e è importante sperimentare tanto, perché questo percorso che io ho fatto mi ha portato oggi a conoscere la ceramica. Basi, lampade, orologi, accessori per la casa, ceramica che sposa il legno, 2000 pezzi all'anno venduti nel mondo. Federica vince nel 2012 il premio Open Design Italia con il progetto Nordic Lamp, gusto essenziale, minimalista, la ceramica futuribile.